L'anima nostra anela te, ed è per questo che siamo in questo luogo e siamo venuti da lontano e da vicino per incontrarci con te. Già sentiamo la tua presenza in mezzo a noi e in quest'ora ti preghiamo, spandi la tua benedizione sopra noi, fa che in questo culto possiamo essere ristorati dalla tua parola. Possiamo essere incoraggiati dal fatto che tu sei in mezzo a noi e pronto a intervenire in ciascun caso e per ogni circostanza. Con noi benedici quanti sono assenti e benedici il popolo tuo ovunque, Signore, e fa che possiamo trascorrere un'ora in comunione con te. Guidaci nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantiamo l'inno 36. Insieme la parola di Dio come la troviamo scritta nel Salmo 92. Salmo 92. Amen. Siamo tutti contenti? Ecco, questo è importante. Buona cosa è celebrare l'Eterno e salmeggiare al tuo nome, o Altissimo, proclamare la mattina la tua benignità
e la tua fedeltà ogni notte sul decacordo e sul saltero con l'accordo solenne dell'arpa. Poiché, o Eterno, tu m'hai rallegrato col tuo operare, io celebro con giubilo le opere delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, o Eterno! I tuoi pensieri sono immensamente profondi. L'uomo insensato non conosce e il pazzo non intende questo, che gli empi germogliano come l'erba e gli operatori di iniquità fioriscono per essere distrutti in perpetuo. Ma tu, o Eterno, siedi per sempre in alto, perché ecco i tuoi nemici, o Eterno, ecco i tuoi nemici periranno, tutti gli operatori di iniquità saranno dispersi. Tu mi dai la forza del bufalo, io sono unto d'olio fresco, l'occhio mio si compiace nel vedere la sorte di quelli che mi insidiano, le mie orecchie nell'udire quel che avviene ai malvagi che si levano contro di me. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro sul Libano, quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio, porteranno ancora del frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore e verdeggianti per annunciare che l'Eterno è giusto, egli è la mia rocca e non v'è ingiustizia in lui. Cantiamo l'inno 326. Rivolgiamoci ora alla parola di Dio e leggiamo nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni.
un passo molto noto e chiediamo al Signore, abbiamo pregato, che ci guidi per lo Spirito Suo, perché la Sua parola possa toccare i nostri cuori. Evangelo secondo Giovanni, capitolo 5. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, v'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 porti. Su questi portici giaceva un gran numero di infermi e di ciechi e di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. E quivi era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da gran tempo stava così, gli disse: vuoi tu essere risanato? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho alcuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: levati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu risanato e, preso il suo lettuccio, si mise a camminare. Betesda era una piscina d'acqua termale che a intermittenza mandava in ebollizione delle bolle di acqua che curavano i dolori. C'era tutta una tradizione giudaica che era un angelo che scendeva e muoveva l'acqua, e quindi l'acqua, quando era mossa, produceva guarigione. Naturalmente voi sapete che gli angeli non si vedono, quindi era facile poter dire una cosa del genere. La cosa certa era che quest'acqua andava in ebollizione. Allora, come quest'acqua ribolliva, quanti c'erano lì si gettavano nell'acqua, e c'era refrigerio, c'era cura. Naturalmente questa piscina termale aveva un nome altisonante, si chiamava Casa della Misericordia, e era un posto pieno, come sono piene le piscine termali, le moltissime piscine termali che ci sono nella nostra nazione. Ma chi entrava in quel luogo, la visione era quasi allucinante, perché era un luogo di dolore, di sofferenza, di distretta, di disperazione. E poca gente ci andava. Qualcuno ha detto che forse sarebbe utile che noi andassimo almeno una volta alla settimana a visitare qualche ospedale. Forse la gente diventerebbe più buona, questo non lo so. Però indubbiamente si evitano di vedere le sofferenze. Poi d'altra parte basterebbe camminare per le nostre strade, e le strade delle nostre città sono piene di gente sofferente, disperata, malata, abbandonata. Ma Gesù è lì per la festa. Era una festa annuale ed è lì con i suoi discepoli, ma non va al luogo della festa. Aveva ben imparato che è meglio andare nella casa del duolo che nella casa della gioia. Gesù è attratto dalla sofferenza e dal dolore. Questo luogo era un luogo di gravissima sofferenza. C'erano sofferenze fisiche, sofferenze mentali, sofferenze psicologiche, sofferenze morali. C'era una manifestazione di sofferenza multivaria. Ognuno aveva la propria sofferenza. C'erano infermi, c'erano ciechi, c'erano zoppi, c'erano paralitici. Ognuno con il proprio dolore, ognuno col proprio travaglio, ognuno con la propria disperazione.
E poi era una sofferenza diffusa, perché dice qui il nostro testo, giaceva un grande numero di infermi. Doveva essere una visione tristissima, dolorosissima. Ma Gesù va lì. Nessuno lo nota. Tutti aspettano la stessa occasione. Tutti hanno gli occhi alla vasca. Aspettano che l'acqua ribolla e immediatamente, guardando con ansia l'agitarsi dell'acqua, tentavano in tutti i modi di gettarsi per primo dentro questa vasca per ottenere la guarigione. Ora immaginatevi la scena, tutta la gente intorno a questa enorme vasca, con lo sguardo fisso sull'acqua. E al momento che l'acqua cominciava a gorgogliare, c'era un pigia pigia, un rincorrere come è possibile per gettarsi per primi. Doveva essere una cosa tristissima. Tristissima perché il primo, non sappiamo perché, però che si gettava nella vasca, otteneva qualcosa. Tutti gli altri erano delusi e aspettavano il prossimo movimento dell'acqua. Gesù è lì. Guarda. Quanta disperazione, quanto dolore, quanta delusione. È lì. Potrebbe guarirli tutti? Sì. Ma Gesù è attratto da chi ha più bisogno degli altri. C'è lì, in mezzo a quella folla che aspetta e che neanche lo vede e neanche lo conosce, uno che ha particolarmente bisogno. È un uomo infermo. È infermo e paralitico da 38 anni. Sull'orlo della disperazione, spera sempre ad ottenere la guarigione. Forse ha avuto con sé qualcuno che ha cercato di aiutarlo, hanno tentato, ma sono arrivati sempre in ritardo, qualcuno è entrato prima di lui e alla fine perfino quelli che volevano aiutarlo si sono stancati e l'hanno abbandonato. È solo. Nessuno gli rivolge parola. Sono tutti intenti a guardare il ribollire dell'acqua. Sono tutti intenti a fare l'ultimo sforzo per entrare nella vasca. Sono tutti intenti a volere in qualche modo superare gli altri per poter ottenere la guarigione. Ma lì c'è Gesù. Gloria al suo nome in eterno. Ed è Gesù che prende l'iniziativa, come sempre. Molti anni fa ho comprato un libro, il titolo mi ha attratto. E il libro diceva come titolo I cercatori di Dio. E l'autore metteva diverse persone che avevano ricercato Dio finché l'avevano trovato. Sì, è vero. Noi cerchiamo Dio, ma non dimentichiamoci mai che Dio ci cerca prima Lui. È Lui prima che viene il nostro a cercarci, anche quando noi non lo sappiamo, anche quando noi non lo riconosciamo, anche quando noi in pratica pensiamo di essere soli ed abbandonati come quest'uomo. E Gesù s'accosta e dice una frase apparentemente ovvia. Vuoi essere guarito? Che frase è? Ma certo, sto qui. Certo che voglio essere guarito. Che me lo chiedi a fare? Piuttosto prendimi d'autorità e con la tua forza mettimi nella vasca in modo che io possa correre prima di un altro, ma la domanda deve spingere l'uomo ad una confessione.
perché è importante prima di tutto il consenso della volontà dell'uomo. Dio non può operare se tu non glielo permetti. Gesù non può operare se tu non glielo permetti. Non siamo figli del caso, non siamo figli del destino. Ognuno di noi deve fare una scelta, e quando Gesù si avvicina a noi e ci chiede se vogliamo qualcosa, dobbiamo dargli la libertà di farlo. E quest'uomo risponde e confessa: Signore, certo che vorrei essere guarito, ma non ho nessuno che mi metta nella vasca quando l'acqua è mossa, perché sempre un altro ci va prima di me. E questa è la legge del più forte che esiste nel mondo. Sono sempre i più forti, i più capaci, i più intelligenti, i più ricchi, i più raccomandati, quelli che vanno avanti. E quelli che perdono sempre sono i poveri, i deboli, gli abbandonati, quelli che non hanno nessuno. Ma non è così la legge della grazia in Cristo. Gesù va alla ricerca di quelli che non hanno nessuno, di quelli che non sono aiutati da nessuno, di quelli che sono più deboli, di quelli che sono più malati, di quelli che sono disperati, di quelli che pensano di essere soli e di essere arrivati al limite della sopportazione. Benedetto Signore, che vai alla ricerca di persone così, e meno male, Signore, che tu vai alla ricerca dei soli, dei poveri, dei deboli, altrimenti noi non saremmo qui stasera. La legge della grazia è sempre a favore dei più deboli, e sono quelli che ottengono. E dinanzi a questa confessione, che è una confessione di dolore, che è una confessione di tristezza, che è una confessione di delusione generale, sto qui, tento, ma ormai non ho più neanche la forza di tentare, non ho nessuno che mi aiuta. E non sapeva che accanto a lui c'è colui che aiuta tutti, colui che è l'aiuto prontissimo in tutte le distrette. Gesù non risponde. Dopo aver ascoltato la sua dichiarazione, gli dà un ordine autorevole: levati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Signore, ma io mi aspettavo che tu mi prendessi fra le braccia e al momento che l'acqua si muoveva mi buttavi nella vasca. No, per Gesù non c'è bisogno di nessun altro intervento, neanche di quelli che credevano in intervento angelico. Lui è la soluzione ad ogni problema. In quest'ordine c'è la voce dell'autorità e della potenza di Dio. E c'è la voce della misericordia di Dio. Potenza, autorità e misericordia che cooperano insieme. Dio, se usa soltanto la potenza della sua parola e della sua divina autorità, può distruggere. Ma quando la sua preziosa divina potenza è unita alla potenza della sua misericordia, allora questa produce guarigione, salvezza, forza, salute. Levati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Tu hai pensato che qualcuno ti deve aiutare? No! Io posso intervenire con la mia autorità e tu ricevi forza immediatamente! Al punto che in un momento ti alzi, dopo 38 anni di paralisi, dopo 38 anni di paralisi.
Oh, un miracolo, dicono, però adesso c'è bisogno della riabilitazione. E forse questo, se andava per le strade normali, la riabilitazione avrebbe dovuto spendere altri 38 anni per riabilitarsi e fare qualche passo, ma invece quando interviene il Signore la sua risposta è immediata, dalla morte alla vita, dalla malattia alla salute, dal dolore alla gioia, dal travaglio alla serenità, dal peccato alla salvezza, dalla disperazione alla certezza. Gloria sia il nome del Signore. Non solo, si leva e in un momento arrotola la sua barella, avete visto, erano barelle come quelle che ancora usano oggi, due stanche con un po' di tela, arrotola la sua barella, se la mette sulle spalle e se ne va. La gente è continuata a guardare ancora alla vasca, ha continuato ancora a guardare, ad attendere che l'acqua ribollisse, ha continuato ancora a spingere e a pigiarsi per cercare di arrivare per primi, senza sapere che lì c'era colui che avrebbe in un momento risolto ogni problema. L'effetto dell'opera di Gesù è efficace. In quell'istante l'uomo fu guarito. È il miracolo della grazia. E questa è la nostra testimonianza. Allora, Gesù è qui, perché l'opera sua è ancora vera. È inutile che tu continui a sperare nelle vasche che rappresentano gli aiuti del mondo, gli aiuti naturali. È inutile che aspetti che l'acqua si muova e che poi in mezzo a tanta moltitudine qualcuno riesce a migliorarsi, ma la maggior parte rimangono ancora in quella triste condizione. Gesù è presente ed è pronto a risolvere il tuo caso, perché Gesù conosce chi ha più bisogno. Non c'è detto che l'uomo dichiarò: erano 38 anni che ero paralitico. Ma Gesù conosce tutto. Conosce il tuo travaglio, conosce le tue lotte, conosce il tuo dolore, conosce la tua sofferenza, conosce le tue delusioni, conosce forse anche la tua disperazione. Egli è pronto a rivolgersi a te e ti chiede: vuoi guarire? Vuoi guarire? Non dire: Signore, sono tanti anni, ormai non c'è più speranza. Non dire: Signore, io ho cercato tutte le occasioni, ho tentato tutti gli aiuti, ma nessuno è riuscito a fare qualcosa per me. Quando tutti gli uomini non possono fare più nulla, Dio può fare ancora tutto. Gesù agisce in modo diverso di come ci attendiamo. Il paralitico, vedendo che finalmente qualcuno gli rivolgeva la parola, ha sperato per un istante, meno male, è venuto un altro che finalmente mi aiuta a entrare nell'acqua. No, non serve l'acqua della piscina, non serve l'acqua che ribolle, non serve la vasca, non servono i metodi umani. Dio è potente di fare infinitamente di più di quello che noi crediamo o pensiamo. Gloria sia al suo nome in eterno. Gesù opera ancora così? Ma certo, egli è vivente. Lo credi che Gesù è vivente? Non solo è morto, ma è risorto. Una delle cose che mi rattristano di più è continuare a vedere questi crocifissi che devono esprimere solo pietà. No, no, il nostro Gesù è risorto, è vivente, è asceso al cielo, è potente, è onnipotente, perché Dio benedetto in eterno. E quello che Gesù ha fatto allora per quell'uomo lo può fare ancora. Lo può fare per chiunque è scoraggiato ed afflitto, disperato e solo.
Vuoi guarire? Vuoi? 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 Che risponderai? Non c'è la risposta pubblica dell'uomo. Ma che pensate che avrà risposto quell'uomo in sé? Forse avrà tentato di dire magari, ma poi avrà detto invece sì! Vuoi guarire? Sì! E allora, digli la tua pena, digli la tua delusione, digli la tua disperazione, e qualunque sia il tuo problema, fisico, morale, psichico, spirituale, egli è pronto a intervenire subito. Egli può dire anche a te in quest'ora, levati, esci fuori da questa situazione nella quale sei stato tanti anni, sei adagiato sul tuo dolore. Sapete, ci sono persone che sono così attaccate ai loro dolori, alle loro malattie, che non sia mai, non possiamo assolutamente riuscire, umanamente parlando, a distoglierli dalle loro sofferenze. Tu li incontri ogni giorno e ogni giorno ti dicono, ah, c'ho questo, ah, c'ho questo, ah, c'ho questo. E alcuni di loro carezzano le loro malattie perché pensano che in questo modo, accarezzando le loro malattie, possano essere motivo di pietà degli altri. Ma povero a te. La gente ti dice pure poveretto, ma poi pensa a sé. C'è solo uno che ti comprende, solo uno che ti capisce, solo uno che può compenetrarsi nel tuo dolore, ma non rimanere lì, su quel lettuccio del tuo dolore. Lui ti dice, levati, prendi il tuo lettuccio, portatelo via, non serve più, cammina. Vuoi essere guarito? Ma io non sono paralitico, dirà qualcuno. Cari fratelli, sorelle, amici, ci sono tanti tipi di paralisi. Ci sono paralisi fisiche, che sono dolorose, ma ci sono paralisi spirituali, che sono ancora più gravi. Quante volte tu hai voluto liberarti da un vizio, da un difetto, e non ci sei riuscito perché sei paralizzato? Ma Gesù ti dice stasera, vuoi essere guarito? Ci sono paralisi create da situazioni tristissime, personali, familiari, di lavoro, economiche, che creano dolore, tristezza, travaglio, sofferenza, delusione. Vuoi essere guarito? Gesù è qui. Di sì, Signore, ed egli ti dirà, levati, togli il tuo lettuccio, levati dalla condizione nella quale ti trovi, cammina. E tu comincerai a camminare e camminerai con Gesù per il resto della tua vita, fino a quando, camminando, camminando, ti troverai con Lui nella gloria. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Oh, God.
Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con noi e con tutto il suo popolo.